17 € per una margherita e il dibattito si accende in città. È il prezzo annunciato dal noto imprenditore Flavio Briatore in occasione dell'imminente apertura del suo Crazy Pizza a Napoli, un locale di lusso con tanto di intrattenimento dedicato ad uno dei simboli partenopei nel mondo. La pizza per i napoletani è tradizione ed anche un momento di convivialità accessibile a tutti. I pizzaioli napoletani che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi non temono la concorrenza di Briatore e lo accolgono positivamente perché crea lavoro e potrebbe dare il via all'arrivo a Napoli di altri brand di lusso, ma i cittadini al momento non sono dello stesso avviso. Secondo me sarà un buco nell'acqua, anche perché Napoli è una capitale nazionale, mondiale della pizza, per cui un Briatore che può avere tutte le sue bravure, conoscenze in questo campo della ristorazione, dei grandi locali, a Napoli sì, avrà vita molto difficile, molto dura. Locale dove lui, oltre la pizza, tende ad offrire un'esperienza, lusso, eventi, però comunque una margherita 17 euro per i napoletani, che significa? Significa che con i 17 euro un napoletano mangia una margherita, una pizza e anche qualche stuzzichino vicino. In una buona pizzeria, una pizzeria tradizionale. Credo che a Napoli sia un prezzo abbastanza alto. La pizza rimane sempre quel prodotto che è del popolo, quindi un prezzo così alto può essere solo per una determinata categoria di persone che andrà a provare per il gusto, per la curiosità, ma non credo che possa essere una pizza annoverata a Napoli. Un poco troppo 17 euro, perché comunque qua la paghiamo un poco di meno, troppo, per i prodotti che ci stanno, tipo. Anche con un costo inferiore si può avere un'ottima pizza. Secondo me sì. Lui punta anche al lusso, all'esperienza, agli eventi musicali nel locale. Insomma, un giovane andrebbe in questo locale a spendere 17 euro per una margherita. Io no, perché secondo me ci sono altre pizzerie nate a Napoli antiche e spendiamo di meno rispetto a lui, a quello che lui ci propone, con una pizza ottima.